inseguendo un gol. Anni 90. Taratata. Unicorn Zombie Apocalypse. Che cosa ho fatto, raga? Ho aperto sta zanzariera, io non me lo sono reso conto. Questa è proprio tutta rovinata. Porca vacca, guardate, va. Guardate. È tutta sfracciata, sfragnata. Per fortuna io non butto niente. C'è una vecchia zanzariera da una porta. Mo, sai che prova a fare? Speriamo bene, incrociamo le dita. La rifaccio nuova. Vediamo, vediamo che esce da sotto, raga. Non vi prometto niente stavolta, ma sto a buttare. Allora, svidiamo le borchie laterali. Una di questa è il carico. Adesso non so se è questa o quell'altra. E quindi chiaramente quando andate a svitare queste due laterali, state attenti alle manine, perché se è quella del carico, gira e vi fa male. Quindi piano piano le svitiamo. Con la manina sopra andiamo ad aprire piano piano. Eccola qua, questo è il carico, eh? Guardate, vedi come gira da sola? Quindi scarichiamo la molla che sta dentro. Eccola qua, a posto. E mo la possiamo staccare. Se no questa gira e frulla le ditina. Tu stai qua, non ti muove. Allora, iniziamo a sfilarla. Oh, perfetto. Guardate. Eccola qua. Tutta rovinata. Prendiamo la zanzariera che ho smontato una porta, gli faccio la sagoma e proviamo a rinfilarla. Dovrebbe riuscire, però c'è sempre il però. Però dovrebbe andare bene, dai. Sfiliamo il piroletto. Ricordatevi, di qua c'è la molla, di qua no. Questo è un tappo, quindi sfiliamo il tappetto piano piano. Eccolo qua. E adesso la zanzariera viene via. Vedi? Bene, idem con patate alla parte di sotto. Quindi sfiliamo il tappetto, che come al solito che le mani non viene via. E sfiliamo anche la parte di sotto. Voi mi state a dire, ma dopo riesce a montare? Boh, non lo so. Ci proviamo. Guarda che sto a tirar fuori. Questa era della zanzariera della porta di casa, ma sono conservata tante volte. Ho visto che era uguale, vedi? Era uguale, ho detto, ma conserva. Tante volte succede qualcosa in zanzariera, cioè almeno ci provo a sistemarla. Ed ecco qua, mazza, non faccio mangiare nessuno, eh. Vabbè, sto accanto a Vittoria, vediamo un pochettino se riesco a fare. Allora, ecco qua. Le abbiamo posizionate una sopra l'altra. Gli facciamo una bella sagoma. Eccola qua. Che ci troviamo, dovremmo stare. Ecco qua. Mm.
Niente, raga, tagliamo e vediamo che succede. Fino adesso tutto facile e semplice. Ora vediamo che cacchio riusciamo a fare. Allora, l'abbiamo tagliato. Adesso bisogna mettere questo fregnetto alle due estremità della zanzeriera e quindi chiaramente incollarlo, perché prima era saldato. Vediamo un po' che ci possiamo inventare. Sta uscì piano piano, guardate. Ragazzacci, ecco qua. E la prima fase è fatta. Adesso facciamo anche l'altro lato, quello che va praticamente alla bobina. Pare che sta andando. Bisogna vedere nel tempo come va, ma secondo me alla fine dovrebbe funzionare. Sti cacchi, se no ci abbiamo giocato. E voilà! Dai, che mi sa che sta uscendo una bella cosa, dai. Rimontiamo tutto, dai, sono proprio curioso. Funziona, però ho sbagliato, questa qua la devo mettere dall'altra parte. Vabbè, una cavolata, smontiamo e lo rimontiamo. Mica faccio il zanzarolo io, Adesso sistemiamo questo qua, i gancetti, e voglio riparare un attimo sta cosa qua che non mi piace, cioè guarda come si è rovinata. Sai che gli metto qua un po' di nastro americano, così lo rinforziamo e va bene, e l'uomo campa. Guardate un po', uno di qua e uno di là. Ho rinforzato i due laterali perché ogni volta sali e scendi, insomma, c'ha più di 20 anni. 20 anni di sali e scendi, insomma, fa fatica, inizia ad avere problemi. Ok, l'abbiamo caricato la molla, l'abbiamo inserito di nuovo all'interno del contenitore. Smontiamo le asticelle, eccole qua, vedi? Allora, sono fatte da questo ingranaggio. Occhio soprattutto a questa mollettina, se perdete quella mollettina fate ciao. Bisogna, insomma, si trova, non è che non si trova, però rimanete. Quindi adesso andiamo a pulire all'interno del binario in modo che scorre bene il tondino, e poi abbiamo finito con sta santa zanzeriera. Dai, eppure questa è fatta. Rimontiamo il tutto perché mi sono pure rotto un pochettino, Alla fine siete curiosi, Che stavo a fare? Non sapevo se sedermi o meno, vabbè. Siete curiosi, E invece, eccolo qua, funziona tutto alla perfezione. Mi resta solamente da mettere qualche vitetta da qua e là
E niente, poi sai che vi dico? Ripulisco tutto il campo e oggi me ne vado a fare un giro. Guardate un po'. Ecco qua. Va su e va giù. Va su e va giù. Ecco. Dai, chicchi. La zanzariera nuova è fatta, ma sono risparmiato un po' di soldini e quindi va bene così. Che dirvi? Raga, senza che vi annoio, tanto mo devo ripulire tutto il camper. Quindi ci vediamo direttamente al prossimo video. Ricordate di mettere un like al video se vi è piaciuto, chiaramente spero di non annoiarvi, e iscrivetevi al canale. C'è... vedo sempre sopra là come analytic video di YouTube, io studio e vedo un pochettino che ci sono tante visualizzazioni ma pochi iscritti. Dai, fate uno sforzo, sotto qua c'è scritto iscrivetevi, spingete e attivate la campanella. Dai ragazzi, ciao belli.